Zombie Apocalypse. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a creare insieme un look estivo, molto luminoso e soprattutto facilissimo da fare perché utilizzeremo veramente pochissimi prodotti. Niente, iniziamo subito. Allora, prima cosa ovviamente ho idratato la mia pelle, quindi mi raccomando fate skincare, soprattutto in estate, perché il sole invecchia abbastanza la nostra pelle, quindi mi raccomando fate un'ottima skincare, che è praticamente l'unica cosa che rende i nostri prodotti make-up impeccabili. Allora, vado con il primer. Di solito si utilizza in questo periodo il primer, quello opacizzante. Io mi sto trovando molto bene con questo, che è adatto a tutti i tipi di pelle, quindi questo qui che si chiama Touch Glorious. È davvero molto leggero e devo dire che va proprio a rendere la pelle perfetta per quelli che saranno gli strati di make-up che andremo ad applicare dopo. Me lo sono mangiato durante l'inverno e nonostante questo è ancora vivo, nel senso che c'è veramente tantissimo prodotto. Niente, allora, nel frattempo andiamo avanti con la parte degli occhi. Ho messo quel primer anche sugli occhi, in modo da, se dovete andare in vacanza, vi portate via veramente pochissimi prodotti. Look luminoso, allora vado a utilizzare la palette numero 8 e vado a utilizzare gli unici due colori appunto brillantinosi, quindi questo qui giallo e questo qui argentato. Sì, mi sembra argentato. Vado a prendere Jovial con il pennello fluffy, tolgo l'eccesso e vado semplicemente a picchiettare verso l'esterno dell'occhio. Come vi dico sempre, cioè questo pennello è assurdo, perché veramente fa veramente tutto da solo. Vado a dare la struttura al nostro occhio. Vedete che basterebbe anche solo lui, è luminosissimo. È tipo un grigio pieno di brillantini. Faccio lo stesso dall'altra parte. Ho appena finito di farmi la doccia. Io quando finisco di farmi la doccia di solito medito. E poi ho detto, dai, visto che sono così rilassata, ci mettiamo a registrare un bel video, che ho voglia di truccarmi e sentirmi bene. Allora ho deciso di... Quando stavo per registrare il video, indovinate, i vicini stavano tagliando l'erba, quindi un rumore assurdo. Un'ora dopo, eccomi qui, che sono ancora un po' meno rilassata, però comunque carica per truccarmi, perché diciamo che dopo un po' che non mi trucco mi manca proprio, mi manca, non so se succede anche a voi, diciamo che dopo un tot di periodo di tempo, dopo un tot che 3-4 giorni, anche 5, vi manca truccarvi, fatemi sapere, a me tantissimo. E abbinando questi due colori brillantinosi direi farete una bella figura, io direi per l'estate. Super consigliato. Vedete che basterebbe anche da solo in realtà, perché dà proprio un bel effetto. Vado con un pennello piatto, ok, a prendere Invisible, questo qui, questo dorato brillantinato. E vado, questo è ovviamente è polveroso, quindi è importante applicarlo piano piano, picchiettando. Soprattutto aver applicato il primer. Guardate che bell'effetto, mi piace da impazzire.
da fare anche il punto luce. E faccio un po' anche sotto. Basta pochissimo prodotto. Ovviamente ricordatevi di togliere l'eccesso. Vado picchiettando in modo da dare una specie di come si dice? Come se venga da solo, forse vedete che si sono praticamente mischiati da soli, no? Che sono pigmentati, ovviamente brillantinati uguali. Allo stesso modo, visto che ho la Questa stessa palette, io palette. ho un po' di mal di gola perché l'altro giorno sono andata in spiaggia, nonostante comunque c'era questo venticello. Avete presente quel venticello perfetto per addormentarsi, no? Ecco, è quel venticello perfetto che mi fa venire mal di gola. Soprattutto perché ho fatto il bagno. L'acqua non era proprio super calda, però diciamo che si stava bene. Quindi ecco il risultato. Se vi capita non fatelo. Anche perché il mal di gola in estate io non l'ho mai avuto. Ed è praticamente tutta la settimana che ce l'ho. Io faccio sempre la parte di sotto perché dà proprio questa continuità incredibile allo sguardo e poi è molto, molto più completo. Non so se lo fate anche voi, anzi, fatemi sapere se anche voi fate anche la parte di sotto, quindi qua sotto oppure no, la lasciate struccata. Ovviamente dipende tutto da come vi trovate. È stato un periodo in cui non lo facevo assolutamente, anzi, quando lo facevo non mi sentivo a mio agio. Poi, ragionandoci con il tempo, ho notato proprio questo allungamento dello sguardo, questa proprio completezza. Ok, utilizzo un altro pennello piatto, questo qui, e fare lo stesso con Jovial. Non vado proprio, come si dice, dentro, vado un po' fuori. Ecco, se avete una matita bianca, ancora meglio. Io non l'ho ancora ordinata. In realtà, avete presente quando dovete fare gli ordini? Dovete prendere talmente tante cose che poi vi dimenticate cosa dovete prendere. Questo giro ho fatto una bella lista. Quindi appena raggiungo la, come si dice? La sicurezza di prendere tutto ciò che mi serve. All'ordine. Io vado ovviamente ad allungare in modo che quando chiudo l'occhio ci sia anche un po' sopra, vedete? Il gioco è fatto. Ora facciamo le sopracciglia super, in modo super veloce. Quindi palettina, vado solo a riempire i buchi vuoti. Vedete proprio la differenza incredibilmente. Proprio la notate, è proprio presente questa differenza. E voilà, guardate un po', assurdo. Vedete quanto è luminoso? Il giallo è veramente pazzesco. Direi la combinazione perfetta. Allora, vado a esfoliare le labbra in modo da togliere tutte le pellicine morte. Questo è uno zuccherino che io sto amando. E lo lasciamo intanto agire. Nel frattempo andiamo ad utilizzare ovviamente la parte più glowy possibile immaginare, che sarebbe appunto il
bronzer beach front, che ha, come potete vedere, due parti, una un po' più scura e una un po' più chiara, che fa, diciamo, da illuminante. Vado a prendere tutte e due. Vado semplicemente a applicarlo. Vado anche qua in mezzo, come se fosse un'abbronzatura. Guardate che effetto pazzesco. Guardate che nel frattempo vado a togliere il nostro zuccherino. Lasciare le labbra molto molto morbide e leggere. Vedete? Morbidissime. Super rose, vedete? È proprio bella. Andiamo avanti con il nostro bronzer. Picchietto. Lo stesso da questa parte. Scusate la voce, ma ormai sapete che ho mal di gola. E facciamo in centro. Verso le tempie, un po' sulla fronte. Ora facciamo qui in basso. Mi piace da morire questo effetto così glow, letteralmente. Ok, per aumentare ancora l'effetto andiamo ad applicare l'illuminante. Questo si chiama Touch alla Mod ed è bellissimo. Vado semplicemente con un pennello da illuminante. Quindi in modo che non si possa, cioè nessuno ci possa dire che non siamo luminosi, insomma. Labbra, naso e ovviamente tocco finale, dov'è? Rossetto liquido sbrilluccicoso, quindi in base a come faccio sempre fatica ad aprirlo, ok? In base a come riflette la luce vedrete appunto dei ghirlantini diversi. Idrata le labbra e basta pochissimo prodotto. E non lascia questo appiccicoso, vedete? Che poi prende proprio la quantità giusta di prodotto che serve, pazzesco. E niente, questo è il look al completo. Scusate di nuovo la voce, spero comunque che siate riuscite a sentirmi. E niente, come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui. Spero vi sia piaciuto e iscrivetevi ovviamente sul mio canale se vi fa piacere, in modo da tenervi sempre aggiornati sui prossimi video. E noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao a tutti!